Le sale del Palazzo dell'Emiciclo hanno fatto da cornice oggi alla presentazione della fiction L'Aquila Grandi Speranze, alla quale hanno partecipato il presidente della giunta regionale Marco Marsilio e il cast al gran completo. La serie, in 6 puntate, andrà in onda in prima visione su Rai 1 da martedì 16 aprile, ideata da Stefano Grasso e diretta da Marco Risi. La storia si sviluppa a 1 anno e mezzo dal terremoto ed è incentrata su Silvia e Franco, che stanno ancora cercando la figlioletta scomparsa la notte del sisma. Inoltre c'è la lotta di Gianni ed Elena, che sono tornati all'Aquila per scuotere gli animi e inseguire il sogno della ricostruzione. Poi ci sono i 2 tredicenni, Simone e Davide, e i loro amici, che attraverso gli occhi intraprendenti vedono oltre la distruzione e la zona rossa si trasforma in un affascinante e proibito parco giochi. I protagonisti della fiction sono Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi e Valentina Lodovini. Io l'ho scelta da cittadina, nel senso che comunque la TV ha anche una funzione di memoria storica, può avere. Da cittadina non voglio dimenticare e non voglio che il paese dimentichi. Ho apprezzato tantissimo la fierezza degli aquilani, tanto, questo è qualcosa che mi ha colpito. E poi tanta rabbia, soprattutto vedere che non ci sono punti di incontro sociali. No, credo che questa sia una scelta molto scellerata, ammesso che si tratti di una scelta, ma comunque insomma una popolazione che è stata colpita da una tragedia così grossa è stata devastata, traumatizzata, non si può allontanare, no? Si dovrebbe avvicinare. Questa serie che racconta con un tempo successivo alla catastrofe, 1 anno e mezzo dopo, un paio d'anni dopo, quindi nella ricostruzione e soprattutto le ferite interiori laceranti che emergono a galla nelle cose più quotidiane, dai rapporti con i figli all'instabilità, al fatto che non c'è più una casa e tutto quello che voi conoscete meglio di me, insomma noi abbiamo provato a immaginare anche per lavoro, anche per mestiere, però credo insomma, sia soltanto una piccola parte di quello che realmente poi le persone hanno vissuto, stanno vivendo anche dopo 10 anni.